فطر لنرقى جنتك منك الهدى من السماء سبحان من قد علمك سبحان من قد علمك والكون يسكن حينما حبرته كي يسمعك والليل مل من الظلام وجاء يطلب مشعلك والسحب تدنو بالحنين وأنت تذرف أدمعك وتدلت الآيات قنديلا يشعشع مطلعك النور نورك جملك والشوق كل الشوق لك يا قارئي هيا اجتنى فخرا لنرقى جنتك منك الهدى من السماء سبحان من قد علمك سبحان من قد علمك قتل لتنقذ أنفسا ونظل في أنس معك واروي الفؤاد بآية فالطهر يملأ منبعك وترف حولك رحمة ويحف مجلسنا الملاك ويحف مجلسنا الملاك نورك جملك والشوق كل الشوق لك يا قارئي هيا اجتنى فقرا لنرقى جنتك منك الهدى من السماء سبحان من قد علمك سبحان من قد علمك يا من يكابد حزنه الهجر طال وأوحشا فاجعل لنهجك آية درب الغواية ضيعاك اقرأ فربك قد دعاك وما قلاك وودعاك رتل وزدنا روعة يا قارئي ما أروعك يا قارئي ما أروعك نور جملك والشوق كل الشوق لك يا قارئي segnalina, di all'arbitro che è finita. E c'ha un orologio diesel del presidente. Yeah.
ha ragione. Fitta, fitta, fitta. No, è fitta. Forse precedente. Signora, non rispondo. Allora, posso capire. È una partita importantissima. Siamo quasi le ultime in classifica. Abbiamo giocato contro la prima in classifica. Abbiamo detto, sai cosa? Questa partita dobbiamo ucciderci, mangiarli, dare tutto, ragazzi. E sapete già, questa partita è importante per non retrocedere e rimanere dove siamo. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto un'ottima prestazione, 90 minuti come al solito, ragazzi. E devo dire, ragazzi, eravamo in Ramadan. Ragazzi, in Ramadan, 90 minuti. E come potete vedere dalla GPS vest, quella che vi ho detto che c'ho ancora un bel po' di tempo fa, abbiamo corso 10 km, ragazzi, 10 km, ragazzi, a Ramadan. Questa è una prestazione che faccio di solito fuori dal Ramadan. E ragazzi, io ho deciso che, perché mi hanno scritto un paio di voi che questo Ramadan non è andato bene, non abbiamo giocato bene, questo e quant'altro, e vi farò un video a riguardo, ragazzi, per quelli che sono interessati, su quello che ho mangiato ieri sera per riuscire a performare nella migliore delle maniere e cosa ho mangiato passo dopo passo. Quindi nel prossimo video farò vedere, o magari pubblicherò un reel, vediamo come va, perché ora sono fatto un po' male alla mano, al polso, perché mi è arrivata una pallonata. Comunque, ragazzi, oggi due assist, ragazzi, abbiamo pareggiato 2-2, abbiamo corso 10 km, abbiamo fatto due assist importantissimi, ragazzi. Uno cross all'ultimo, agli ultimi 5 minuti l'abbiamo messa in mezzo e hanno segnato, ragazzi. Tutto sommato sono davvero contento della mia prestazione, però so che dobbiamo sempre dare di più, ragazzi. Abbiamo altre 3 partite per finire il campionato e veramente, ragazzi, è solo una questione di abituarsi al Ramadan. Per me non è una cosa che ho detto, sai cosa, quando arriverà saprò come arrangiarmi, questo e quant'altro. No, la mia testa, il mio focus era su Ramadan e ho detto, sai cosa, una volta che entro il Ramadan devo essere pronto e assicurarmi di reggere i 90 minuti. E veramente, ragazzi, è una questione di testa, perché quando sei lì, a volte, all'inizio anche a me è successo, devi riuscire a fregare il cervello, perché il cervello a volte dà dei segnali che sono sbagliati, ragazzi. Perché per esempio inizi a pensare automaticamente, oh, sto digiunando, quindi non ho forze, e il cervello ci crede, e tu mandi un segnale al tuo cervello e automaticamente switcha e va nella posizione in cui è un segnale del tipo di emergenza, del tipo siamo in riserva e non riesci a muoverti come dovresti muoverti, quindi inizi ad andare piano. E tutto questo solo perché ti sei autoconvinto che non hai energie, non hai forze, questo e quant'altro. La cosa che devi fare è dire, no, ho super energie, e devi pensare al pasto che hai fatto il giorno prima e dire, sì sì, è abbastanza. Devi autoconvincerti di avere abbastanza energie, e il tuo cervello deve essere proprio fregato. Devi riuscire a manovrare il tuo cervello. Se non riesci a controllare il tuo cervello, ti controllerà lui. Quindi vedi di fare qualcosa che sia un bene per te. E niente, ragazzi, se avete qualche dubbio, qualsiasi cosa, scrivetemi, ragazzi, come fate un sacco di voi, e vi risponderò a tutti i problemi che avete, questo e quant'altro. Cercherò almeno, perlomeno, di rispondere ai problemi che avete. E scrivetemi se volete qualche guida su come giocare durante Ramadan e questo e quant'altro, come migliorare la vostra prestazione e non subire alcun danno e recuperare nel migliore dei modi, soprattutto, perché è la cosa più fondamentale. Ricordatevi che quando ci credi tutto è possibile. Ci vediamo in the next vlog.